indeciso sul tuo futuro? Visita il Museo per la Storia dell'Università di Pavia. Il museo si trova all'interno del Palazzo Centrale Universitario, nell'antico cortile medico dell'Università. La sala è dedicata ad Antonio Scarpa, medico anatomista, chiamato a Pavia per ricoprire la cattedra di anatomia nel 1783. La sala, dedicata a Luigi Porta, ospita reperti provenienti dall'ospedale San Matteo. La sala è dedicata a Camillo Golgi, vincitore nel 1906 del premio Nobel per la medicina. La sala ospita una ricca collezione di strumenti appartenenti all'originario gabinetto di fisica di Alessandro Volta, che insegnò fisica sperimentale a Pavia a partire dal 1778. La sala ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta, la cattedra di fisica dell'Ateneo Pavese. Si tratta di una collezione estremamente ricca con strumenti unici al mondo. Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.